Ciao a tutti, io non sono un professore, anche se dicono che con quello che faccio dovrei farlo. Niente, volevo ringraziarvi per essere qua, volevo cogliere l'occasione per augurare a chi può farlo un buon inizio di scuola. Mi piace ricordare un cartello che vedo qua davanti a me. A tuo figlio manca l'insegnante, a me manca il lavoro. Stiamo vivendo un'emergenza ambientale, sono le parole anche di Papa Francesco l'altro giorno, al TG5, hanno iniziato con le parole di Papa Francesco che diceva: la crisi ambientale, questa pandemia hanno portato di fronte come si è correlato la qualità della vita, la qualità dell'ambiente. Orbene, noi ci troviamo qua con voi e vi ringrazio che siete qua a manifestare. Mi viene da pensare a Greta Thunberg, a 104 scioperi per il clima, ormai sono 2 anni che va avanti a fare gli scioperi per il clima. Mi viene a pensare anche di quelle follie che poi dopo magari ci ridiamo insieme, però sono quelle follie che dovrebbero creare indignazione, perché non si può andare a buttare via dei soldi per un arredamento scolastico, per le scuole fatiscenti, perché purtroppo è saltata anche la politica. Io sono qua perché ho sentito un amico e mi ha detto che stamattina veniva qua. Dato che sono stato anche nel Consiglio Federale Nazionale dei Verdi, e sono tuttora nei Verdi, mi sento di portare la solidarietà della Federazione dei Verdi. Però mi viene anche da dire, ma dove sono le forze politiche? Dov'è la democrazia di questo Paese? Bene, siete voi la democrazia di questo Paese, quindi ancora il mio grande grazie. Però mi verrebbe anche da dire, dovremmo parlare anche dei programmi scolastici, di tutta questa follia. Invece no, ci troviamo qua, ad oggi, primo giorno di scuola, con gli studenti che non sanno cosa fare. Perché sento tantissimi figli di amici che gli chiedo, quando è che inizia scuola? Mi hanno detto che la dobbiamo fare dalle 11 alle 15. Però non è che gli hanno messo l'autobus per andare a scuola un po' più tardi. Questi ragazzi sono abbandonati dalle 7:15 del mattino e devono... Poi cosa fanno? Stanno in giro, non sanno nemmeno più come tornare. Quindi sembra veramente una follia, perché si poteva cogliere l'opportunità con questa pandemia di riflettere, di studiare delle nuove forme di didattica. Non voglio rubarvi troppo tempo, però 2 parole le voglio spendere su quello che è lo smart working e il telelavoro. Perché io ho fatto un seminario in università nel 2002 dove si parlava di smart working, telelavoro, connesso al discorso della qualità della vita. Adesso è successa una pandemia globale e allora via, telelavoro, nuove forme di sfruttamento. È successa una pandemia globale e si è cominciato a riflettere sul fatto, lo dico, sono stato portavoce del Comitato Pendolari della Milano Novara, sul fatto che per recarsi a scuola nei luoghi di lavoro, più per gli studenti, mancavano l'ABC delle norme di sicurezza dell'Unione Europea. Niente, voglio concludere dicendo, siamo Europa, dobbiamo sentirci europei, servono delle normative minime europee anche per la scuola, oltre che un servizio sanitario europeo. Grazie.